Guardate la definizione. Squartato. Bellissimo l'addome. Andiamo a fare un bello zuccamisù. Zuccamisù. Yes. Molto interessante. Ci spieghi cos'è? Stagione della zucca, la uso praticamente ovunque e quindi dolcetto per forza doveva esserci. Arrivo da anni di dieta classica riso e pollo, in cui il weekend mi spaccavo di cibo e perdevo tutto quello che avevo, diciamo, guadagnato in settimana. Questo approccio ovviamente è basato sui miei canoni di vita, sulla mia attività aerobica che faccio, sul mio cardio, eccetera. È un approccio specifico, mirato e studiato che mi permette quindi di avere dei comfort food durante la settimana. Seguite attentamente questa ricetta dello zuccamisù, mi raccomando. Questo è il pezzo più importante. Esatto. Io vivo per aspettare il pasto pre-nanna, se non si fosse capito. Diciamo che dal punto di vista di noi bodybuilder, chiamiamoci così, l'aspetto sociale è sempre limitato alla dieta, diciamo, e quindi questa dieta è fondamentale perché stando attenti, calcolando, avendo ovviamente occhio e attenzione, comunque anche esperienza molta, si può tranquillamente uscire a cena, stando comunque limitati, non esagerando, ma avere comunque rapporti sociali al di fuori della palestra e basta. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Grandissimi, ebbene sì, l'avete letto dal titolo, anzi, a grandissima richiesta da parte vostra, dopo la super dieta di massa, oggi porteremo una dieta di... Definizione. Allora, sono insieme al gigante di Filippo che è in definizione precisamente da... Sono in definizione da circa un mese e Ok. nelle ultime 2 settimane abbiamo implementato il taglio calorico di circa 500-600 calorie, 500-600 calorie. Quindi sei sceso nelle ultime settimane di 500... Hai tolto un Esatto, pasto sono praticamente. sceso a 4 pasti puliti. Bene, Roccio, ci fai un po' di posing gentilmente. Mi levo tutta la scena per te. Cioè, guardatelo, guardate quanto hai tirato. Fantastico. Addome, bellissimo. Va qua. Bello. In 3D. Back double biceps. Ma che dorso. Ampio, spesso, dettagliato. Niente male. Girati un attimo, vediamo un po'. Adipociti non ce li abbiamo, cioè dove sono finiti? A caso. Incredibile, morbidissima la pelle. Grande Roccia, hai fatto un ottimo lavoro. Quindi, prima di iniziare questo full day of eating, questa dieta completa di definizione, vi chiedo un piccolo favore. Mi raccomando, lasciate Like. un bel commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ma prima di iniziare questa dieta completa di definizione, vi ricordo amici che tutti gli integratori di altissima qualità che andremo ad utilizzare in questo video li trovate qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando, ricordatevi di utilizzare il codice sconto DENFSG per avere maggiori sconti aggiornati sul sito. Quindi partiamo dalla colazione? Yes. Let's go! Chef Filippo, primo pasto della giornata, colazione. Mi raccomando, partiamo carichi. Cosa abbiamo? Allora, iniziamo con un porridge con base avena, che Ok. sono carbo complessi, ricchi di fibre e abbiamo energia per tutta la giornata. Aggiungiamo poi come fonte proteica albume, fonte ipro pulitissima, yogurt greco e come fonte di zuccheri e ulteriori carbo andiamo a mettere dei cereali come mio solito, Gustoso. che comunque andiamo a scegliere come cereali in base alla quantità di zuccheri per non uccidere troppo. Ottimo. E un minimo di porcate come comfort food, abbiamo altri cereali un po' più fat, È il Kinder pezzo Pinguì è il forte. pezzo forte che è il latte Latte condensato, carbo condensato. puri proprio. Buonissimo. Bene, diciamo colazione che mi piace. Diciamo che è Non vedo bella l'ora di tosta. assaggiarla. Iniziamo a preparare. Iniziamo. Quanti grammi di fiocchi d'avena? Io non ne uso troppissimi, ne uso 30, almeno posso 30 grammi, altri gestirmi. 6 grammi. Ancora uno? Dai. Precisi, 30 Perfetto. grammi. A random questa, giusto? QB. Ok. Per far sì che l'albume si ammassi tutto, giriamo. In microonde per 2 minuti, dai. Almeno sì, 2 minuti tutti. 120 grammi di yogurt greco, precisi. Vabbè, Anche qua lo un faccio goccio per di te. tic. È un po' di acqua per allungare lo yogurt, per far la cremina. Ho Ottimo, perfetto. fatto l'alberghiero. Quindi tu stai uscendo da un alberghiero, niente male. Esatto, Abbiamo uno perfetto. chef palestrato in definizione. Not bad. Coach, dopo 2 minuti abbiamo albume e avena che sono belli che pronti e Yes. ci aggiungiamo. Il nostro yogurt greco al cacao. Ok, vai, prego. Rendo il tutto un po' più Dai, che non vedo l'ora di iniziare a mangiare, ho fame! forno possibile. Lo spalmiamo bene.
Rice Krispies o Coco Pops. Quanti grammi di Coco Pops? Questi 40. Vai, abbonda, abbonda. Belli tanti. Ma le giornate in università si fanno sentire, quindi giusto per rendere tutto instagrammabile. L'impiattamento più estetico. Esatto. Guardate, esatto, qua, esatto. Oltre ad essere buono con degli ottimi macros, questo piatto è anche estetico. Va qua. 65. Oh, 65 grammi di cioco crema. No, 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 25, quindi in totale, okay, 65. Totale 65. Il nostro Kinder Pinguì, ricordatevi, al cocco. Ottimo. Giusto perché i fat sono di più. Ma sai che è una colazione spaziale? È una colazione proprio invidiabile. Niente male. Lo preferisci intero o spezzettato? Spezzettato. Spezzettato. Secondo me è molto più carino. Sì, sì, sì. Va qua. Ma che bello. Sono 30 grammi di Kinder Pinguì, giusto? Ma per non lasciarne niente in frigor. Prego, chef, pezzo forte. Pezzo forte. Vai, questo vai. Non può mai mancare. Quanti grammi? 5. Ok, 5, dai, ok. Carbo ce ne sono. Giusto. E poi rende. Già così non possiamo lamentarci. Bellissimo, bello. 5 precisi. Che dire, mi hai stupito. Primo pasto della giornata, oltre ad essere estetico, sembra mega sfizioso. Di conseguenza, adesso ci aggiungo vitamina B12, il mio vitamin drop. Fondamentale soprattutto in questo periodo, oserei dire immancabile. Vitamina D3 K2 per completarlo al meglio. I miei integratori essenziali. Quindi una bolla anche anti-Covid adesso. Esatto, esattamente. Bravissimo. Chef, mi spiace per lei che in definizione. Io guardo, io ragazzi, guarderò. Azzanno. Quindi prendo il più possibile di Choco Crave e Kinder Pinguì. Io c'ho fame. Già il profumo c'ho fame. Com'è? È un'esplosione di sapori. Perché senti, l'albume che è ancora caldo. Esatto. Albume caldo. Yogurt greco che comunque sia è più freddo, sì. Il croccante dei cereali e poi il cioccolato. Il croccante è quella cosa che non deve mai mancare nelle mie colazioni. Fantastico, ti dico, fantastico. Buonissimo. Fage col cacao. Il profumo spinge. È tantissima roba. Tantissima roba, davvero. Infatti adesso me lo mangerò piano piano per gustarmelo al meglio. Con me davanti. Primo pasto della giornata andato, terminato con piacere e con successo. Me lo sono proprio goduto. Adesso, subito dopo colazione, nuovo tra l'altro, 3 compresse di omega 3 e 3 compresse di multivitaminico precise. 3 più 3. Più o meno 3 orette sono passate, chef, e ho fame. Sono pronto per il secondo pasto della giornata, il nostro in questo caso pre-workout, giusto? Esatto, un pasto tipico pasto pre-workout. Prima di andare ad allenarci. Esatto. Cosa abbiamo? Io generalmente nel pre-workout concentro il 40%, 30-40% dei miei carbo per avere una buona spinta in allenamento e ci faremo circa 4 oretti e qualcosa di gnocchi, okay, freschi, sempre come fonte di carbo complessi. Perfetto. Come pro... polletto, pulito, semplice, pochi grassi, e come condimento per i gnocchi una bella crema di zucca fatta con Philadelphia e crema di zucca perché siamo pigri. 436. Cioè così sempre la precisione, non perfetto, è mai troppo. Perfetto, preciso. Perfetto. Preciso. Perfetto. Perfetto. Questi quanti minuti? 2-3 minuti sono pronti. Perfetto. Quindi io farei la crema di zucca, così li cuociamo e poi saltiamo dentro la crema. Ottimo. 50 grammi. Giusto per non avere gli gnocchi sconditi. Aggiungiamo un po' d'acqua giusto per dare un po' più di cremosità al tutto e far sciogliere il Philadelphia. A fuoco basso? Fuoco basso, così okay, si scalda il giusto senza bruciarsi. Così rendiamo questi gnocchi un po' più cremosi. Esatto. Un po' più dolci, no? Un po' la più zucca, dolci. Che sapore gli dà? Comunque dolci. Io la zucca la sfrutto molto perché ovviamente fonte di beta-carotene, quindi okay, fondamentale. In più in cut, ragazzi, bisogna fare volume nel piatto, quindi avendo 4 grammi di... circa 4, qualcosa grammi di carbo per 100 grammi, ti fai un bel piatto anche con 20 grammi di dieta. Quindi... niente male, non vedo l'ora di assaggiare questi gnocchi con questa crema che sembra molto buona. 430 grammi di gnocchi, prego, per 2 minuti. Giusto il tempo che risalgano a galla. Opla.
andiamo a immergere i nostri gnocchi nella cremina di zucca Philadelphia, giriamo, un po' di pepe e direi che il pre-workout insieme al polletto è pronto. Beh, ci trattiamo bene, devo dire. Decisamente. Non vedo l'ora di assaggiarli, c'è un odorino veramente squisito. Chef, io direi di mangiarlo direttamente dalla padella. Proprio easy, proprio. Ricapitolando, cosa abbiamo qua? Ci spieghi? Abbiamo circa 4 etti o un po' di più di gnocchi, un po' di... e una crema di zucca fatta con Philadelphia, in cui andiamo ad aggiungere un po' di pepe, che secondo me è la punta che gli serve. Diventa perfetto così. Esatto. Bene, allora... mi spiace per lei, ma questa delizia me la gusterò solo io. Di conseguenza, attacchiamo. È bello bollente, diciamo. Sì. Praticamente direttamente in padella, quindi... padella calda. Per workout. La zucca gli dà quel tocco in più, è di, diciamo, dolciastro, cremoso. Quindi non è comunque secco, tipo come esatto, gnocco da mangiare. Esatto. Diventa bello cremoso, quindi ottimo. Scende giù che è una meraviglia. Poi questi qua sono abbastanza secchi come gnocchi, almeno la zucchetta gli dà una bella consistenza. No, non guardarlo così. mi dispiace. Mio, tutto lui mio. Io sto patendo, davvero. Deve essere, ragazzuoli, provatelo e fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Squisito come pre-workout. Tanto aspetteremo più o meno un'oretta e mezza dopo allenarci, quindi abbiamo anche il tempo di digerirli. Squisiti, squisiti, ve lo ripeto. Beh chef, voglio le mie fonti di protein, il nostro bellissimo polletto. Lo mangiamo direttamente nella padella, visto che siamo dei veri spartani. All'interno è perfetto, di conseguenza lo lascio raffreddare un attimino perché è scotta. Cottura, ci siamo. Cottura perfetta. Morbido il giusto, non abbiamo utilizzato le fette quelle sottili sottili. Ovviamente stiamo parlando di una dieta di definizione, di conseguenza... il pollo rientra come una delle principali fonti di proteine. Esatto. Carne bianca, perfetta. Pollo, albume, proteine in polvere, sono le fonti che uso principalmente. I miei tre top di gamma, i miei tre integratori preferiti, è la carnitina che mi aiuta ad avere le migliori energie durante questo periodo di definizione e dieta ipocalorica, creatina prima di iniziare il mio allenamento per avere le migliori energie e zinco e magnesio 2 ore prima di andare a dormire, possibilmente a stomaco vuoto. Love it. E per soddisfare e completare al meglio il mio fabbisogno proteico durante la giornata, proteine del siero del latte gusto cioccolato o crema e biscotti, oppure se volete un milkshake sfizioso, delizioso, poco calorico ma proteico, Shape and Shake gusto mango, 30 grammi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete vedere il suo allenamento in definizione, giusto? Yes. Che comunque cambia rispetto ai tuoi classici allenamenti, esatto, in massa. Per raggiungere determinati obiettivi. Quindi, post workout, allenamento finito, la mia pigrizia è sotto i piedi generalmente, quindi vado easy sul semplice. Riso venere già cotto, me ne vergogno, però si fa. E un altro mio sfizio oltre ai dolci è la carne cruda, io l'adoro, col follemente innamorato con qualunque cosa sopra, anche il burro d'arachidi. Onesto. E un po' di grano. Così almeno andiamo sul semplice, veloce. Di conseguenza abbiamo fonte di carbo. Esatto. Pro? Pro che sono abbastanza pulite, comunque non ci sono troppi grassi. Un po' di grassi e pro, esatto, del grano. Esattamente. Ottimo. Iniziamo a preparare, anzi a impiattare. Esatto, impiattare direttamente. Questa è la carta più buona che ci sia, secondo me, al supermercato. Sì, eh? Allora, riso venere pronto. Quanti grammi abbiamo messo? 200. 200 precisi. Adesso, tartar di... manzo, perfetto, leggermente condita, sembra squisita comunque. Ottimo, posso workout rapido e veloce. Cosa ne pensi di questa tartare? Secondo me è la più buona che si possa trovare sul mercato, troppo buona. Leggermente condita, quindi un po' più di fetta. Ti dico, è la prima volta che l'assaggio, quindi sono molto curioso. Questa merita, poi con le glasse. Il grano invece come ce lo mettiamo? Sopra, a pioggia. Va che perfezione, va che colori, va che sapore.
Non vedo l'ora di mangiare questo post-workout degli dei. Uno dei post-workout più veloci e buoni che si possono fare. Concordo con lei, chef. Così non dicono che non mangio riso e pollo. Anzi, sei manzo. Chef, mentre io mi gusto questo post-workout degli dei, ti faccio una piccola domanda. Yes. Quanta acqua bevi nel corso della giornata in questa fase di definizione? Allora, in questa fase, prima fase di definizione, diciamo, essendo un test per arrivare a una condizione gara, diciamo, molto ipoteticamente, sto sui 5 litri, 4 litri e mezzo, 5, non mi dissocio tanto da questa cifra, e vado generalmente a bere, io sono d'inverno patito di tisane, almeno per cambiare un po' gusto e non bere solamente l'acqua, e acqua, limito le bevande gasate, anzi generalmente non ne bevo neanche un bicchiere al giorno. E ti trovi bene comunque? Sì, 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 non ho difficoltà, anzi, verrei. Ottimo. Su quello bevo sempre. Allora, vi dico, gusto, a dire poco strepitoso, la carne è perfetta, è salata al punto giusto. Leggermente. Mix tra riso venere, carne cruda, in questo caso bovino, giusto? Sì, esatto. Più grana, in più questo è caldo, questo è freddo. Cioè, da quelle mix veramente... Come il porridge caldo-freddo che ci sta sempre, secondo me. E poi non ti stufa. Esatto. Anzi, ti viene voglia di mangiarlo. Secondo me è perfetto come post-workout. Ci ho messo 5 minuti a cucinarlo. Buono, gustoso. In più, alterniamo anche le varie fonti di proteine. Esatto. Quindi carne bianca, con esatto. Quella del pollo, per esempio. Colazione albume. Esatto. Poi ci abbiamo carne rossa, quindi perfetto. E poi andremo in prenanno insieme anche tipo delle whey che sono... Non spoilerare, non spoilerare. Chef, sono passate 4 ore dopo il nostro post-workout, dopo la nostra cena. Allora, prima di andare a dormire mangiamo il nostro pre-nanna che ho fame. Esatto. In questo caso, di cosa si tratta? Andiamo a fare un bello zucca misù. Zucca misù? Yes. Molto interessante, ci spieghi cos'è? Stagione della zucca, la uso praticamente ovunque e quindi dolcetto per forza doveva esserci. Abbiamo fage zucca frullati come base, a cui aggiungeremo delle proteine per aggiungere la quota proteica della giornata, e intervalleremo questa crema con Coco Pops e pavesini. Ok. E come topping metteremo giusto 2 pezzettini di cioccolato e moon cake, che possono essere considerati come un comfort food, diciamo, giusto per staccare un po' dalla dieta, e del burro d'arachidi sempre, perché è fenomenale. In un baker il nostro fage, a cui aggiungeremo un po' di acqua insieme a zucca e proteine. Tips per zucca più buona da usare nella zucca misù: la butternut è fenomenale, delica, ottima per la cena, ma la butternut è imbattibile. 10 grammi di proteine, di vegan protein alla banana, e adesso frullerai il tutto, giusto? Esatto. Quanti grammi di burro? Almeno 20, per fare una buona cremina. Ok. Andiamo sempre ad aggiungere un po' d'acqua e amalgamiamo il tutto. Vai, chef. Diventa una bella crema densa. Che dire, chef palestrato, approvato. Esatto. Manca solamente il grembiule. Non vedo l'ora di mangiarlo. Zucca misù. Hashtag zucca misù qua sotto nei commenti, mi raccomando. Coco Pops, quanti grammi? 20, qua 20. 20 grammi, perfetto, perfetto! Il crispy ci vuole sempre, secondo me. Caffè gigante, bello che pronto, eccolo qua. Seguite attentamente questa ricetta dello zucca misù, mi raccomando. Questo è il pezzo più importante. Esatto. Bagniamo. E andiamo. Come uno zucca misù? Come un tiramisù normale. Come un tiramisù, sì. Solo che il tiramisù, se non sbaglio, è con i savoiardi, giusto? Esatto, ma in realtà io uso anche i savoiardi, però questo è più fit. Quindi, terzo strato, esatto. Dopo i primi pavesini, abbiamo Coco Pops. E poi si ricomincia. Wow, wow, fantastico. E si continua così fino all'esaurimento. Sembra veramente squisita. Il prenanna più buono che esiste. Un po' di Kellogg's. Cioè, guardate che estetica. Tutto instagrammabile. Bellissimo.
Io vivo per aspettare il pasto pre-nanna, se non si fosse capita. Bello. Andiamo a buttare gli ultimi Choco Crave. Quante calorie sono in totale, scusami? Questo è un po' alpino, perché io penso che il pre-nanna sia uno dei pasti fondamentali della nostra giornata e sono circa 650-700 calorie. Onesto? Neanche troppo. Come un hamburger praticamente, esatto, alla fine. Giusto che possiamo in cut. Niente male. Ma aspettare il tutto. A farci una base d'appoggio. Oserei dire che già così è ottimo. Dovresti brevettarlo prima che qualcuno ti rubi l'idea. Burro d'arachidi. Anzi, la cosa più difficile è il mangiarlo senza far cadere qualunque roba ci sia sopra. Dopo. Me lo bevo tutto così. Sta. E poi il tocco forte, oltre al cioccolato, vabbè, sarà questa. Questa qua. Questa scaldata circa 5-10 secondi in microonde. Un cake, davvero? Yes. Fantastico. Si scalda bene. Vabbè, beh, poi ragazzi, bello. Secondo me, prima di andare a letto, il cioccolato ci va sempre. Va lì il vero food porn. Questo è il mio pre-nanna da cat. Cioè, fermatelo, fateli una foto, ragazzi. Fantastico. Assurdo. Beh, fitterò 10 grammi di burro d'arachidi. Dai, basta riprenderlo, fammelo mangiare. Scusi, si avvicini un attimo, facciamo vedere questo capolavoro, letteralmente capolavoro di delizia. Non vedo l'ora di assaggiarlo e consigliami, allora, vedo che sta un po' sbordando. Esatto, così che deve essere, deve sbordare al punto giusto. E vedo che qua c'è la goccia che sta anche uscendo, yes, perché l'abbiamo ovviamente scaldato. Di conseguenza provo a tagliare leggermente la parte superiore senza fare un casino. Ok, e adesso proviamo ad aprirla. Questa è la parte più buona di tutta. Va qua, va che bello. Va che bello. Un tortino caldo al cioccolato. E adesso lo azzanniamo. Di conseguenza prendo un attimo questo bordino qua. Però voglio il tortino. E che non voglio rovinarlo. Va qua. Va qua. Va che perfezione. Col burro d'arachidi. Com'è? Ti lascio senza parole perché è un incontro tra caldo, freddino. Si sente che è leggero, capito? Pensavo qualcosa di più denso proprio, tipo cioccolatoso al massimo. Invece l'incontro tra yogurt greco e zucca lo rende veramente leggero. No, non è male. È come tipo una cosa che ingrassa e poi sgrassa. Tipo il cioccolato, sì. Poi dopo invece la crema alla zucca, esatto, sgrassa completamente. Cioè è fantastico. Non è male, non è male. Diciamo che le mie giornate in cat. Abbondiamo. Io vivo per arrivare al momento pre-nanna, ragazzi. Direi, con un pre-nanna guardate, di questo tipo. Guardate. Incredibile, pre-nanna dell'idea. Sempre con Nubio. Cremoso, croccante, deve esserci sempre, sempre. No, fantastico. Mi spiace, ma questo veramente mio. Non pensavo, ma la zucca si combina veramente in un modo spettacolare. Sta bene. Vabbè, scende anche, dopo, azzanniamolo. Ma che delizia. Coach, che dire, questa dieta mi ha riempito, è una dieta che ti fa sentire pieno, carico di energie e soprattutto non mancano i gusti. Esatto. Ci vuoi raccontare qualcosa di più? Certo, dopo anni di diete da riso e pollo ho deciso di approcciarmi al mondo flexible per avere una flessibilità, una sostenibilità nella dieta. Arrivo da una dieta che mi permetteva di stare super stretto nella settimana e il weekend di spaccarmi di cibo, cosa sbagliatissima. Mentre questa dieta invece mi permette sì di fare una dieta molto sostenibile e di avere i miei comfort food che invece mi permettono di arrivare al weekend senza quella voglia assurda di un qualcosa e distruggermici finché non ci sto male. E oltre a questo mi permette anche di avere una vita sociale leggermente più tranquilla, di vedere amici, di poter uscire, mangiare un panino o mangiare qualcosa senza sentirmi in colpa. Al top, davvero, quindi deficit calorico, definizione sì. I gusti non devono mancare, mai. Le energie non devono mancare, esatto. Ma soprattutto anche a livello psicologico tutto deve essere riappagante. Cioè, esatto.
E anche semplicemente del riso e pollo sono buone. Che dire, amici, ringrazio Filippo per questo video a dir poco fantastico, fenomenale, chef davvero, cioè, grande, mi hai stupito. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. E noi, come sempre, ci vediamo per forza al prossimo video. Grandissimi.